Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, Fiacriccio, come state? Spero bene. Allora, oggi innanzitutto sono uscita a fare la spesa e a prendere un sacco di cosine, ma vabbè, il resto non sono andata al mare perché c'è un po' dove si muore, però sono uscita, ho aiutato mia nonna, mi ha fatto la mia spesa. Anzi, la nostra spesa, ho preso anche del make up, ovviamente. Ho preso 1, 2, 3, 4, 5 bagnoschiume. Scusate se ho messo, se ho girato le spalle, ma pare che ho preso 5 bagnoschiume, sì. E poi ho preso il bronzing, il bronzing sarebbe la terra bronzante, e un correttore, che non l'ho pagato molto, però un pochino sì. Costa quasi quasi più in farmacia che non a sapone i profumi, quindi vabbè, dettagli, niente. I bagnoschiuma sono quelli della Mantovani, quello, il bronzer è uno di Essence, perché la Rimmel non ho voluto vedere perché costava un casino, costava intorno alle 15,90 euro, quindi ho detto no, prendo quello a 4 e 10, non mi ricordo, una cosa così del genere ho preso. E vabbè, ma le schiuma sono dietro di me, non li vedete, ma sono dietro. E ve le faccio vedere uno, aspettate un attimo. Allora, un bagnoschiuma è questo qui, della Mantovani, clinicamente testato, vabbè, questo già lo sappiamo. Del latte di mandorla, questo qua, vedete, questo, null'altro. Poi e sarebbe lo 5, non so quante altre fragranze abbia preso, profumazioni. Poi il resto ho preso questo correttore, vi dicevo, della 121, colorazione 121, correttore multiuso, addirittura sì, cancella i tacchi, l'ho visto a virale, mi pare, su TikTok e altri generi, quindi ho voluto prenderlo anche io, ed è questo correttore qui della Maybelline New York, questo qua, top, e ho voluto prendere perché il mio che ho, quello L'Oreal, è buono, va bene, però mi fa le chiazze, non so perché, ma ho il presentimento e il sospetto che ogni volta che lo metto qui, tadam, fa le chiazze, quindi non è il caso. Poi lo finisco, ciao ciao, bye bye, bye bye. Prendo anzi utilizzo questo, perché questo pare più idoneo per le mie occhiaie, almeno non mi fa le macchie, almeno spero che mi copra tutto, cioè, se no non lo compro manco più per quello. Comunque niente, questo è il bronzer che vi dicevo, oddio sembra chiaro dalla luce, speriamo che non sia così chiaro in faccia, perché sennò è una fregatura, ma vabbè, le taglie, ormai l'ho preso. E questo è il bronzer, che è un 01 natural, natural, null'altro, c'è, cioè, vabbè, questo qui comunque, vedete, questo è la colorazione numero 1 essence natural, vedete, non si vedrà mai, ma fidatevi. E non la apro adesso, ma appena mi trucco, perché oggi fa troppo caldo per truccarsi. Tra l'altro sto terminando agli sgoccioli questo qui, che è topissimo, però come vi dicevo, questo correttore, per carità di Dio, non è tanto promosso, ma non è neanche così bocciato, perché ho sentito dire, a proposito ieri in un video, che questo correttore, vabbè, stupidaggine che non so se dire o meno, che va bene per tutto, le discrimine, brufoli eccetera, e vabbè, come suol dire, va bene per tutto, ma
non lo so perché l'ho provata e mi sto trovando bene, ma non benissimo per quanto riguarda mi fa vedere le chiazze, io non so perché, se lo metto male io o se è lui che mi fa vedere le chiazze. Le chiazze sarebbe dire, sì, vabbè, ci siamo capiti, che si vede le macchiette non è una cosa estetica bella da vedere, però niente. Poi stamattina per farmi le sopracciglia ho utilizzato questo qua insieme a questo gel fissante Terra Brown Definitive, vabbè, ci siamo capiti, Dark Brown, che è quasi finito, cosa sei tu? Scusate, della Douglas, questo qua, aspettate, allora questa è la matita, con la lamina retraibile da una parte, dall'altra il pettinino, non so se si era capito, comunque sì. Questa è della Douglas, non Douglas ma Douglas o Douglas come volete voi, importante che sia un buon prodotto comunque sia, a prescindere da Douglas o come si pronunci, non mi ricordo ma penso di sì, che sia Douglas, però senza fare troppa polemica, di le cose come stanno. Mi è piaciuto, sì, è un buon prodotto e si fissa bene sulle sopracciglia, quindi top, nulla da dire. Mi è piaciuto molto, lo ricomprerei, sì, perché è buono come prodotto, ma adesso non è la mia priorità, non è la mia priorità acquistare questo nuovo prodotto, perché veramente questo prodotto che avevo da tanto, quindi no. E, come burro cacao mi sto mettendo, se non lo trovo, guai, perché mi cavolo. Labro Sun, sempre questo Labro Sun è fenomenale. È come Labro Sun, cioè Labro Sun. Vabbè, sì, ci siamo capiti. È un burro cacao. Come burro cacao mi sta piacendo davvero tanto. E lo adoro perché mi ha tolto l'inferno che stavo passando sotto i ferri del dentista. Vabbè, dettagli a parte. È così. Mi è piaciuto un botto. Scusate il silenzio, ma preferisco mettere questo che... Vabbè, casomai questo pezzo lo taglio, non lo so, vediamo un po'. O lo velocizzo, non sapevo come spiegarmi, scusate, vabbè, niente. Come burro cacao mi sta piacendo The Defense SPF 15, quindi fenomenale e nulla. Poi come spugnetta che sto amando adesso, adesso è un po' zozzetta, però è dell'Eofitra, è un sì, lo so, la marca non è di quella che proprio mi fa impazzire perché mi ha fatto un'allergia questa marca, non per questa solo, ma anche per il correttore, che il correttore dell'Eofitra, brutta storia, brutta esperienza anche perché mi ha fatto una brutta sorpresa nella occhiaia, cioè una mattina non sto sempre qui a ripetermi, oddio, quante notifiche, proprio adesso, vabbè. Vi dicevo, una mattina purtroppo alle 6 mi sono svegliata che avevo delle occhiaie, sembrava che mi avevano pestata, quindi ho detto, ma cosa mi è successo? Ed era perché non avevo lavato bene i pennelli, né la spugnetta e il correttore, vabbè, ha dei prodotti, degli ingredienti, non prodotti, gli ingredienti, erano degli ingredienti dentro questo correttore della Eufidra che non andavano bene, quindi ho detto, ma cosa c'è con questo correttore? Che lo riprovo e mi gonfiava le occhiaie, cioè mi faceva diventare boom, boh. Quindi certi correttori io non li posso mettere, certi prodotti, soprattutto se c'è del silicone, boh, non è un tipo di silicone che mi gonfia gli occhi, quindi no. Bye bye, Eufitra. Va bene questa spugnetta qua, come vi dico, ma il resto nada de nada, manco lo metto. E niente ragazze, questo era tutto. Io vi ho fatto vedere anche il bagnoschiuma. Voi il bagnoschiuma lo usate? Sì, ma va? Che domanda è? Scusate ragazze, però questo mantovani è veramente molto buono. Sì, che domanda è? Niente, e basta ragazze. Io il prossimo video lo farò con una mascara, ho utilizzato questa ragazza stamattina per truccarmi, con una palette
fenomenale della Flawless 4. Il mascara è molto buono, fa delle ciglia belle, non dico bellissime perché le mie ciglia sono già folte di mio, si incurvano alla perfezione, quindi alla perfezione. Non esageriamo, insomma, si mettono a posto da sole se non se non le strapazzi troppo col mascara. Adesso ho detto una fesseria, non prendete tutto con le pinze, però le mie ciglia ce l'ho già belle mie di natura, sto lì. Niente, ragazze, questo era tutto. Dopo questo video, se riesco, ne farò un altro con che cosa? Con un digitalk, se ci riesco, non è detto, però voglio provarci. Ok, scusate un po' la voce sonnolina che ho, ma come si può dire? Non voglio dirlo in dialetto perché poi mi linciate, già lo so. Mi ho fatto un riposino, ovvero un pisolino, un mega pisolino che è. Vi dicevo, allora mi ho fatto un mega riposino oggi, diciamo che ho schiacciato un mega pisolino sul divano mentre guardavo i vostri video, però ho detto devo andare, come si dice, devo andare a letto, ma non sono andata perché raga, se vado a letto non riesco più a guardare i vostri video e faccio scorrere, vabbè, potete anche far scorrere, però non riesco a non li commento i vostri video, o dormo o commento i vostri video, ho detto vabbè, mi metto lì a commentare, poi se casomai uno lo commento, pace, amen, pazienza, appunto, perché voi direte, la salute è importante prima di ogni cosa, però a me piace commentare i vostri video, mi fa capire e voglio anche a voi far capire allo stesso tempo, cioè, scusate, allo stesso modo, che io sono attiva sui vostri canali YouTube, tutto lì. Voglio essere gentile con voi, come voi lo siete con me. Io voglio riportare a voi non dico solo il rispetto, ma anche quello che fate del vostro lavoro su YouTube, che vi ripagherà come io ripago a voi, del commento, like e anche, perché no, ogni tanto mi scappa una bella condivisione dal vostro canale, spiccio, come si può dire, schiaccio il tasto condivisione sul mio profilo Facebook, perché mi fanno piacere i vostri video, mi riguardo con molto, scusate, molto piacere. Basta, davvero basta adesso, un bacio, perché no, buon riposino a voi, cioè buon pisolino, quello che volete voi, buon aperitivo, quello che vi fa più piacere, anzi, fate come dice Gattaluna Chimono Blu Paola. Fate quello che vi fa stare bene: riposino, mangiare, insomma, tutto quello che volete voi. Ok? Ciao ciao. Aspettate, faccio la foto di qualche prodottino. Vabbè, no, la faccio un altro momento. Se non riesco veramente, ciao.